Abbiamo anticipato un pochino la tavola rotonda perché gli altri relatori ci raggiungeranno in un secondo momento. Io sono Silvia Brini, quest'anno abbiamo preparato un focus sulla mobilità pedonale in città. È un argomento a cui teniamo moltissimo perché indubbiamente è una delle modalità, la modalità più sostenibile di spostamento e di trasporto nelle nostre città, viste anche tutte le problematiche generate nell'ambiente urbano dall'utilizzo dei veicoli privati, dei veicoli a motore. Abbiamo, diciamo, un parterre di tutto rispetto, sono per la maggior parte colleghi che hanno contribuito con dei contributi scritti al focus sulla mobilità pedonale che potete scaricare dal sito. Abbiamo anche gli altri autori in sala che poi mano a mano vi presenterò, e abbiamo qui nelle prime file i ragazzi del liceo scientifico Plinio Seniore che hanno iniziato, praticamente oggi iniziano con noi il percorso dell'alternanza scuola-lavoro che seguiranno con noi per 3 anni e alla fine del quale diventeranno ambasciatori junior della qualità dell'ambiente in città. Ora vi racconto brevemente come è organizzata questa sessione che abbiamo chiamato tavola rotonda, forse non è nemmeno proprio una tavola rotonda. I ragazzi hanno preparato 3 considerazioni in maniera assolutamente autonoma e quindi loro ce le porranno e noi ci troveremo nella condizione di dover trovare delle risposte. Quindi io prego tutti i miei colleghi di utilizzare anche dei termini che anche loro possano comprendere, quindi in maniera chiara, in maniera semplice. E abbiamo poi 2 interventi della dottoressa Racioppi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che abbiamo dovuto registrare ieri perché qui non era possibile fare il collegamento Skype, e quindi io direi proprio di cominciare con il primo intervento della dottoressa Racioppi, che è una domanda. Ora lo lancio. Buongiorno dottoressa Francesca Racioppi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa. Ci può dire quali sono i benefici della mobilità attiva in città? Allora, intanto buongiorno a tutti e mi dispiace di non poter essere con voi di persona oggi, ma qui a Copenaghen fa molto freddo, siamo arrivati stamattina al lavoro in bicicletta, un po' sbilizziti, ma insomma siamo qui e mi fa piacere di essere con voi almeno in video. Detto questo, i benefici della mobilità ciclabile e della mobilità pedonale in città. Si tratta forse di uno degli ambiti più nuovi su cui molte città europee si stanno confrontando ed è un ambito estremamente eccitante per chi si occupa di sanità pubblica, come noi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché abbiamo capito che le città possono essere uno straordinario laboratorio per la creazione di benessere, di benessere e di salute. Questo chiaramente implica la necessità di porre in atto delle politiche che siano efficaci a contrastare quelli che potrebbero essere i rischi per la salute a cui siamo esposti in città. Primo fra tutti, l'inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico rimane il principale rischio ambientale a cui siamo esposti nelle città europee e sappiamo dai nostri dati che è causa di circa 500.000 morti all'anno premature oltre all'esposizione ad inquinamenti atmosferici. Quindi si tratta sicuramente di un problema molto importante su cui si stanno confrontando quasi tutte le città europee, ma è un problema che va visto in una maniera articolata, quindi va visto insieme alle soluzioni che sono disponibili per questo. Ed è qui che la mobilità attiva, la mobilità ciclabile e pedonale in associazione al trasporto pubblico diventano uno degli strumenti più efficaci che noi abbiamo sia per contrastare l'inquinamento atmosferico ma anche per consentire alla popolazione di essere fisicamente attiva.
Noi sappiamo che circa 1 milione di morti all'anno della regione europea è attribuibile al fatto che non abbiamo abbastanza attività fisica, mentre invece sappiamo che chi va regolarmente in bicicletta o a piedi vede una riduzione del rischio di mortalità generale di circa il 10%. Quindi questi sono dei numeri importantissimi che dobbiamo portare all'attenzione dei decisori per far sì che possano comprendere come investire in una buona mobilità a livello cittadino, mobilità attiva, mobilità pedonale, in congiunzione con il sistema di trasporto pubblico efficace, è un grande investimento che noi facciamo per il benessere di tutti e anche per la migliore vivibilità delle nostre città. Non dimentichiamoci che per esempio, porto un esempio di Londra perché è uno degli esempi attualmente guardati con maggiore interesse, il sindaco di Londra ha lanciato un programma che si chiama Strade Sane ed è un programma che proprio si cerca di riconquistare lo spazio pubblico per i cittadini a misura d'uomo, affinché le persone possano vivere lo spazio della propria città, si possano muovere in sicurezza, perché questo è l'altro grande problema che dobbiamo affrontare, quello della sicurezza stradale, che è particolarmente importante in città quando noi pensiamo ai pedoni e ai ciclisti. Adesso abbiamo una grande fortuna ed è quella che, lavorando insieme, mettendo insieme le competenze di ricercatori di diverse discipline e l'interesse politico di diversi decisori nelle città, possiamo trasformare l'Europa e utilizzarla come se fosse un meraviglioso laboratorio in cui possiamo sperimentare e imparare gli uni dagli altri. Bene, grazie a Francesca Racioppi, che peraltro è autrice di uno dei contributi del Focus e quindi poi chi è che vuole approfondire può leggere meglio, che ci ha dato molti spunti, in particolare con riferimento alla salute, quindi una mobilità attiva è molto importante, e mentre la sedentarietà causa problemi alla salute non trascurabili, di cui dobbiamo assolutamente tenere conto. Metto un altro po' di carne al fuoco, facciamo fare la prima osservazione ai ragazzi e poi la parola ai nostri relatori. La mobilità pedonale è una questione di cui si discute già da diversi anni, come mai ancora non sono stati risolti questi problemi? Grazie. Quindi salute e come mai? Ne parliamo da tanti anni, però ancora non si vedono delle soluzioni. Io comincerei con la nostra collega dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Giada Maio, che ha collaborato in prima persona alla redazione delle linee guida sulla mobilità sostenibile per i comuni. Prego Giada. Grazie. Grazie a tutti per l'invito innanzitutto, grazie a Silvia del suo preziosissimo lavoro. Allora, risponderei intanto con l'ottica che l'ANCI è l'associazione che rappresenta quasi la totalità dei comuni italiani e come diceva poco fa la dottoressa Racioppi, i comuni, le città a diverse dimensioni sono proprio intanto l'ambito più sfidante sicuramente per attuare le politiche di mobilità sostenibile, ma anche i luoghi dove questo ha una complessità maggiore perché si condensano abitudini dei cittadini, pressioni anche chiaramente dell'industria e questo diciamo asseconda anche l'abitudine dell'italiano pigro che si muove in città anche per fare diciamo uno spostamento molto breve. Si condensano anche i problemi infrastrutturali piuttosto che arretramento, perché questo per rispondere alla tua domanda perché se ne parla tanto e non si è mai diciamo, fatto uno scatto probabilmente adeguato, la mobilità forse è uno dei settori più complessi da governare per un amministratore pubblico. Se pensa a un sindaco che prende una decisione, no, di chiudere il centro urbano, è sicuramente una scelta inizialmente molto impopolare, quindi è necessario sicuramente avere un appoggio molto forte innanzitutto del governo centrale, perché
collateralmente ad una scelta di spingere molto su una radicalità, no, di azioni, occorre potenziare un'alternativa. Quindi ci si sposta con il servizio pubblico e con la mobilità ciclopedonale se innanzitutto abbiamo delle infrastrutture adeguate, soprattutto in una città grande, in una città medio-piccola già hai esigenze diverse, anche l'abbiamo sentito stamattina, nel far convivere i flussi e come ci si sposta, no? Anche in termini di sicurezza. E sicuramente hai bisogno di fondi per far diventare molto efficiente il trasporto pubblico locale e un incentivo a non muoversi in automobile. È inutile girarci intorno, l'auto privata va fortemente disincentivata e questo sicuramente non è popolare in un'area urbana, soprattutto dove non hai un'alternativa. Grazie Giada, molto concisa, penso che il messaggio sia arrivato. Volevo dare adesso la parola ad Alberto Fiorillo di Lega Ambiente Nazionale, mentre scorrono delle immagini che mostrano quanto è difficile muoversi a piedi nelle nostre città. Prego Alberto. Grazie Silvia, grazie Silvia, veramente una bella intuizione quella di realizzare un focus sulla mobilità ciclopedonale. Direi che il tema è molto presente, permettetemi anche di fare i complimenti non retorici per il lavoro fatto da ISPRA nella costruzione del rapporto, dalla presentazione di Mario Cirillo a tutti i dati contenuti che sono veramente uno strumento molto utile di conoscenza del nostro paese. Poi come diceva Mario nel suo intervento, dalla conoscenza bisogna passare anche all'azione e spesso diciamo i tempi sono abbastanza simmetrici rispetto a quello che noi ci aspetteremmo. E vengo alla vostra domanda, perché è la domanda come dire principe. Cioè noi sappiamo ormai, abbiamo una quantità di informazioni ormai tale che ci consente di capire che la mobilità non è soltanto spostare le persone e le merci da una parte e dall'altra, ma muovere le persone, muoverle bene, in maniera sostenibile, in maniera intelligente, in maniera efficiente, incide su tantissimi altri fronti della nostra vita, sul benessere, sulla sedentarietà e l'inattività. Incide sulla sicurezza direttamente delle persone, la sicurezza stradale, ci sono morti, feriti e disabilità permanenti che sono legate ad un determinato tipo di muoversi. C'è un problema anche di mobilità delle classi deboli o della disabilità all'interno non solo delle città ma proprio all'interno del paese, ma ci sono anche tanti altri temi, i cambiamenti climatici, anche il chilometro zero, la filiera corta. Cioè, se ci pensate bene, è un problema sì di vicinanza e di qualità del cibo che ci mangiamo, ma è anche un problema di come spostiamo le merci all'interno del paese. Allora, ecco, perché tutto questo non succede? Allora, non succede non per una, diciamo, per un gap culturale che l'Italia avrebbe rispetto ad altri paesi, perché se noi andiamo a vedere, ci sono città, vedo Segatto di Bolzano, poi diciamo uno può sempre dire ma Bolzano non è proprio come dire il parametro, lo standard, il format tipico della città italiana, però ci sono città come Bolzano o città come Pesaro che invece hanno come dire rientrano più nel canone della città di medie dimensioni, che hanno fatto di un nuovo stile di mobilità, di una mobilità nuova, il loro elemento determinante. Bolzano in pochi anni ha invertito completamente la rotta, cioè è passata da un 60% di spostamenti con l'auto privata ad un 39% di spostamenti con l'auto privata, e quindi oggi la mobilità ciclopedonale, il trasporto pubblico e lo sharing assorbono il 61% di tutti gli spostamenti, e Pesaro, Pesaro invece nello stesso periodo ha spostato appunto un abitante su tre sulle biciclette, con un intervento peraltro anche forte da un punto di vista dello storytelling, cioè con la bicipolitana, una rete di piste ciclabili organizzate come si farebbe una metropolitana, con le linee di diversi colori, con le fermate e i capolinea. Allora, tutto questo può anche sembrare naif, può anche sembrare una questione, diciamo, ma quanto è bello, quanto è bello e quanto sarebbe bello spostarsi in bicicletta, spostarsi a piedi, com'è divertente, si scoprono tante cose, eccetera.
Però pensate ad una cosa, la bici pulitana di Pesaro quotidianamente trasporta punte di 60.000 passeggeri. 60.000 passeggeri al giorno sono, da un punto di vista trasportistico, un risultato migliore di quello che produce la straordinaria tranvia di Fiorentina. Un esempio di... la T1 a Firenze è un esempio di infrastruttura di successo. Sono 4 volte quello che trasporta la metropolitana di Brescia quotidianamente, con una differenza, lo dico a mo' di battuta, ma fino a un certo punto, con una differenza fondamentale, che la manutenzione dell'infrastruttura è affidata al singolo, che è un'infrastruttura molto più elastica, che è un'infrastruttura che è costata molto meno e che è un'infrastruttura che occupa molto meno spazio sul territorio. Non solo, è un'infrastruttura che, quando cambierà la domanda di mobilità, è già pronta per un cambiamento della domanda dei punti di origine e di destinazione dello spostamento. Perché ancora non è successo? Perché c'è bisogno di un cambiamento culturale indotto da un cambiamento delle scelte che fa oggi la politica. Noi vediamo anche che c'è un paese maturo, c'è un paese pronto, che alcune scelte, al di là delle proteste iniziali, qualsiasi cambiamento all'inizio avrà i suoi 5 minuti o le sue 5 settimane di ostilità da parte di chi è abituato ad un comportamento abitudinario e consolidato. Però vediamo anche, Lara Cioppi giustamente citava Londra, che a Londra tanti cambiamenti, andando a guardare, a leggere i quotidiani inglesi, il Guardian e gli altri, c'è stata la stessa polemica che ci sarebbe stata in una qualunque città italiana, eccetera. Loro sono andati avanti e poco a poco stanno trasformando la città. È quello che dobbiamo fare anche noi, andare avanti e trasformare le città. Voilà. Grazie Alberto. Alberto ha anche scritto un contributo per il nostro focus. Prendo lo spunto dalle ultime cose che hai detto. Cambiamento culturale è molto importante e quindi su questo non posso che dare la parola a Paolo Piacentini, che è un po' il padre della giornata nazionale del camminare in Italia. Tanto grazie Silvia, perché insomma quando avevi detto che volevate puntare così insomma l'attenzione sulla mobilità pedonale, chiaramente noi di Federal Tracker siamo stati felicissimi, perché guardate, la più grande rivoluzione culturale sul tema della mobilità dolce è assolutamente quella pedonale, non c'è discussione, perché noi possiamo anche trasformare la nostra città e farle diventare tutte con macchine elettriche, città pulite dal punto di vista ambientale, non rumorose, ma rimane un tema di fondo, che è quello che la città comunque ha troppe auto, siamo troppo lontani da riprenderci la città. È molto bella questa ultima cosa che ci ha detto Francesca Racioppi, tra l'altro, apro chiudo parentesi, da anni segue con passione, al di là del ruolo istituzionale, questo tema con l'OMS, ed è questa cosa della strada, di riprendersi a Londra, pensate, una grande metropolitana, una grande area metropolitana, una grande metropoli. E pensate quindi quanto si possa fare nelle nostre medie grandi città italiane o anche nelle più grandi. Però c'è un tema, come diceva prima appunto la dottoressa Brini, che è un tema culturale appunto profondo. Io lo dico spesso anche ai nostri Federtrek, non c'è scusante nel dire che io non posso uscire da casa e cominciare a muovermi con i piedi, non c'è scusante. Le città sono poco sicure, sì, è vero. Ma se noi continuiamo a fare il gioco un po' del gatto che si morde la coda, per cui non mi muovo fino a quando la città non è sicura, non sarò mai, con la mia testimonianza, guardate, questo valore della testimonianza non è un valore che va sempre biasimato, è vero, non è sufficiente testimoniare, ma oggi è fondamentale testimoniare, perché se io riprendo lo spazio urbano, lo riprendo per me, per i miei figli, per i disabili, cioè mi riprendo la città, mi riprendo il vicolo, mi riprendo la strada, la piazza, e questo è molto importante. C'è adesso una scoperta, una riscoperta di un attivismo che è fondamentale. Guardate, non è soltanto un tema, tra l'altro, di mobilità dolce, di mobilità sostenibile, ma un tema anche legato a un fatto culturale profondo, perché io quando cammino incontro l'altro, quindi pensate oggi in questa società che avrebbe bisogno un po' di una rigenerazione anche proprio spirituale, culturale, profonda, di incontro delle culture, no?
questa opposizione che si crea, il muro contro muro. Pensate chi la mattina si mette in macchina, esce da casa e dopo 5, se poi ci sono altri interventi dopo. Sì, sì. Facciamo allora lo faccio breve. No, voglio dire, ecco, questo è l'elemento. Secondo i ragazzi, ci sono moltissimi ragazzi della vostra età che stanno raccontando, o magari leggermente più, che so, di 20, 21 anni, prima non c'erano, che raccontano con un proprio linguaggio, una lettera di una ragazza di 21 anni che ha deciso di camminare in città per 10-20 km. E chiudo sull'aspetto sanitario che diceva prima la Cioppi. Guardate, io cammino da una vita, ma non lo faccio perché in base ai dati OMS, quelli che dicono i pediatri, o che dicono i cardiologi, perché voglio vivere di più, arrivare a 100 anni, perché nessuno ci può dire quanto puoi vivere, ma vivi meglio. E l'aspetto della salute è fondamentale. C'è un ragazzo, una storia di un uomo, che ha deciso, dopo una malattia, un tumore gravissimo, è stato avanzato, e gli hanno detto per lei non possiamo fare più nulla, ha deciso di mettersi a camminare. Sono due anni che ha superato la soglia in cui i medici mi hanno detto lei oltre due anni non andrà, sono 4 anni che convivo con questo tumore, e è preso a camminare. Adesso non sappiamo se la guarigione arriverà camminando, però sicuramente il suo stato psicofisico è migliorato, e quindi questo è importante. Poi vi dirò magari altre cose sulla cura del territorio e il rapporto con Vita Dolce e Verde, insomma, nei prossimi interventi. Grazie. Grazie Paolo, sempre appassionato. Anche di Paolo troverete un contributo nel Focus. Vorrei, prima di passare la parola a Renato Moro, volevo sentire la seconda considerazione che hanno fatto i nostri ragazzi. Come soluzione per un disabilitato movimento del pedone, è stata presa in considerazione l'idea di fare delle aree specifiche per il pedone o una rete di strade pedonali che collegano i diversi quartieri? Ottimo. Allora, Renato, sì. La parola a te, abbiamo messo un'altra suggestione sul tavolo. Sì. Prego. Ringrazio tutti, sono qui come rappresentante del WWF, in quanto diciamo esperto di mobilità pedonale ciclabile, in quanto delegato alla ciclabilità del WWF Lazio. Mi occupo come diciamo architetto urbanista di progetti sul disegno della città ciclabile. E mi è capitato di fare un'esperienza a Parigi nel periodo dell'inizio del VELIB nel 2007, e mi capita ogni tanto, purtroppo non tanto qui in Italia, a Roma, come mi piacerebbe molto, di progettare delle piste ciclabili e degli spazi diciamo pedonali più orientati alle persone. È stato interessantissimo sentire gli interventi dei relatori e soprattutto gli interventi di partecipanti alla tavola rotonda che mi hanno preceduto, perché sono problematiche, mi hanno colpito le domande dei ragazzi rispetto al fatto del perché in Italia non si riesce a far sì che questo trend importante mondiale di rigenerazione della città trovi uno spazio più adeguato qui in Italia. Le motivazioni sono moltissime. Mi ripeto e ringrazio il dottoressa Sabrini, è un fatto piuttosto da imputare all'educazione, è un fatto culturale, perché ci sono città molto più difficili anche di Roma, anche dal punto di vista altimetrico. Spesso il motivo per cui, per esempio a Roma, faccio l'esempio di Roma, si dice che non si può andare in bici è il problema delle salite, no? Ci sono città dove le asimmetrie sono più svantaggiose, pensiamo a città come Berna, voi mi direte che è più piccola. Ma ci sono state delle strategie, sono state messe in atto delle strategie per far sì che le persone potessero andare in bicicletta. Ci sono situazioni in Norvegia, ripeto, sempre città più piccole, svantaggiatissime da questo punto di vista, dove sono stati messi, inventati dei sistemi in strade particolarmente in salita, di una sorta di ski lift, diciamo, no? E il problema a Roma non è relativo alle salite, perché con una buona progettazione dello spazio urbano si potrebbe agevolare la mobilità ciclabile in maniera ottima. Ma oggi siamo qui per parlare anche di mobilità pedonale. Abbiamo capito che vivere in una città che è stata progettata per far sì che le macchine vadano il più veloce possibile, in una quantità sempre più grande,
ci ha restituito una città spaccata con uno spazio pubblico privo di senso. Pensiamo a degli esempi come Piazza Ostiense o come Piazza Venezia. Sono state progettate e se voi andate a vedere, mi dispiace di non poter proiettare delle slide, Piazza Venezia 100 anni fa era uno spazio progettato in modo da far convivere una componente motorizzata, già esistevano le prime automobili o comunque di movimento, c'erano le carrozze con cavalli, la modalità pedonale e la modalità ciclabile, esistevano le biciclette a Roma. E oggi questo non è più possibile perché uno spazio urbano dove progettato, perché e questo è il grande problema, lo spazio urbano è progettato per permettere il maggior flusso di quantità di automobili a una velocità importante. Qualsiasi elemento che fa da ostacolo a questo intento è ritenuto non gradito. Quindi qualsiasi progettazione che noi tentiamo di fare per migliorare la ciclabilità a Roma in particolare si rivela non adeguata se non cambiano le politiche in questo senso e se non si capisce questo. Fare la pista ciclabile, un pezzettino di pista ciclabile, non ha nessun senso per migliorare la ciclabilità nelle città. Anzi, se vengono progettate male, possono diventare anche pericolose. Ad esempio, l'anno scorso, una persona a Roma sulla ciclabile Magliana che è stata accoppata. Grazie. In effetti abbiamo parlato di quanto fa bene muoversi per la nostra salute, per il nostro benessere, e abbiamo accennato al tema così importante degli incidenti stradali, no? Che forse dovrebbero essere come dire, il primo punto su cui fermare la nostra attenzione, perché il numero degli incidenti stradali è veramente importante nelle città, a danno soprattutto dei cosiddetti utenti vulnerabili, cioè delle persone che si muovono a piedi e in bicicletta. Sappiamo che il numero degli incidenti stradali con morti e feriti a danno dei ciclisti è aumentato, e questo è un altro dei problemi legati poi a un uso, diciamo, estensivo della ciclabilità nelle nostre città, su cui poi dovremo soffermare. Molto bene, allora adesso io chiederei a Claudio Bettinari, che è il rettore dell'Università di Camerino, di fare qualche sua considerazione. Dico solo due parole per rappresentare, diciamo, il motivo della sua presenza qui. Camerino è una città che si trova nelle Marche e che è stata seriamente danneggiata dal terremoto lo scorso anno. Tutto il centro storico della città è stato lesionato, quindi le persone sono state evacuate ed è in atto un processo imponente di costruzione di una città, chiamiamola temporanea, poi Claudio ci dirai meglio, una temporaneità che però è prevista duri 20 anni in attesa della stabilizzazione dei palazzi dove potranno poi rientrare finalmente le persone. Quindi diciamo, noi l'abbiamo vista veramente come un'occasione molto interessante per applicare le politiche di sostenibilità della nuova urbanizzazione. Quindi Claudio, ti ringrazio intanto di essere venuto, partito stamattina e alle 12.30 devi andare via, ti ringraziamo veramente tantissimo e ti lascio la parola con questa platea. Grazie Silvia, grazie. È per me veramente un onore essere qua e parto da una frase molto che sento di dover dire. La mia vita è cambiata sicuramente, diciamo, 13 mesi fa in maniera importante dopo un terremoto, ma è cambiata ancora di più qualche mese fa, quando ho incontrato per la prima volta Paolo Rumiz, di cui si è già parlato qua, che è stato appena citato, e ancora di più è cambiata una settimana fa, dove ho avuto il piacere di incontrare Franco Arminio. Allora, Paolo Rumiz e Franco Arminio, per
per chi non li conosce, sono diciamo due personaggi che parlano molto di questo camminare dei paesi, di queste città che avanzano e che divorano i paesi. E forse il mio paese, la mia, diciamo, il mio borgo che lì vedete ferito, in realtà era già stato ferito da tempo, era stato un po' abbandonato da anni. Ho sentito prima un report molto interessante da parte del dottor Cirillo, in cui si parlava di come è cresciuta la popolazione. Camerino era una città che nel 1300 contava intorno a 15.000 abitanti, oggi ne conta meno di 7.000, e quindi in realtà abbiamo invertito molto quelle che sono le tendenze. È una struttura urbana che può ospitare tranquillamente 15.000 persone. Oggi la città è completamente chiusa, la città è zona rossa, la città è stata delocalizzata da un'altra parte, un po' in periferia, le ville che sono le ville isolate, che sono comunque tutte agibili, e poi dove stanno costruendo queste strutture abitative temporanee. Allora parto da quello che è stata un po' la domanda dei ragazzi. Culturalmente credo che dobbiamo cambiare un po' il nostro modo di essere. E vi dicevo, Paolo Rumiz, Franco Arminio hanno cambiato il mio modo di essere. Quando a mio figlio dicevo guarda quanto è bella quella montagna, e lui mi diceva e mi rispondeva, diciamo guarda che io la posso vedere meglio su uno schermo 4K. Io neanche capivo che cosa significava schermo 4K, però lui questa cosa l'ha ribadita diverse volte. Allora, che cosa significa? Significa che non stiamo educando, come è stato appena detto, i nostri figli a camminare, a guardare, ad osservare, a vedere quelle cose che si vedono camminando e non dietro uno schermo, dietro un telefonino. Io non demonizzo assolutamente, vivo con questi aggeggi oramai e ci lavoro dalla mattina alla sera, ma è chiaro che questo ci sta impedendo di muoverci, di vedere, di osservare, di apprendere dal territorio, di apprendere dalla città, di apprendere dalle persone. Perché si camminava? Si camminava perché si andava a incontrare la nonna che stava a un chilometro e si andava a parlare con la nonna per una mezz'ora, per tre quarti d'ora, poi si andava nel centro a prendere qualcosa al bar, che era un luogo di incontro, si andava a comprare qualcosa nel negozio. Oggi purtroppo gli acquisti si fanno su Amazon. La parola più utilizzata in questi giorni è Amazon, che è il contrario di camminare, Paolo, no? Per me da questo punto di vista può sembrare strano, noi stiamo qui a parlare della mobilità e quello è l'esatto contrario della mobilità. E non lo demonizzo, mi rendo conto che tutto sommato è un grande esercizio di democrazia, consente a chi non ha di avere cose che altri magari prima potevano avere solamente perché avevano grandi disponibilità economiche. E quindi mi rendo conto che c'è necessità di un cambio culturale, c'è probabilmente necessità di una maggiore democrazia. Questo è il mio messaggio iniziale. La seconda cosa è come riorganizziamo ora che la città non c'è più. Ecco, stiamo riprogettando la mobilità, la stiamo riprogettando insieme agli utenti e stiamo cercando il più possibile di collegare proprio i vari luoghi, i punti di interesse, i punti di incontro attraverso dei percorsi pedonali, e stiamo collocando vicino alle nuove strutture delle stazioni per la ricarica della bicicletta, che noi purtroppo non viviamo a Roma, siamo come Berna, siamo un po' in collina, talvolta queste colline sono abbastanza ripide e quindi c'è bisogno di pedalata assistita, perché chiaramente non tutti possono utilizzare. Quindi stiamo immaginando a fianco ai nostri punti di interesse anche dei punti per la ricarica delle nostre bici,
e comunque è chiaro che quello che noi faremo nei prossimi anni è lavorare sulla possibilità di passeggiare, di camminare. Ieri con sorpresa mi sono pensate che dopo 27 anni dalla fondazione, solamente ieri ho saputo che a Camerino 27 anni fa era stato fondato un arboreto, uno dei pochi arboreti, 4 arboreti ufficiali in Italia, e io ce l'avevo a 2 chilometri. È un bellissimo luogo dove camminare, dove passeggiare e dove, pensate, nonostante sia a 2 chilometri da me, io non sono mai stato portato, non l'ho mai visitato e non ho mai passeggiato dentro. Ecco, cercheremo di diffondere anche queste informazioni. Grazie Claudio, scusatemi voi relatori se vi metto un po' di pressione, ma abbiamo i tempi piuttosto serrati, anche perché ci ha raggiunto nel frattempo il commissario straordinario di Arpa Campania, che deve intervenire alla fine della tavola rotonda, quindi non vorrei, diciamo, rubare troppo tempo. E giusto una notazione tecnica, Claudio, tu devi ripartire esattamente alle 12.30, ok, quindi diciamo cerchiamo di fare poi il secondo giro proprio molto rapido, se puoi spegnere il microfono Claudio per favore. Sì, sì. Allora io adesso, come avete visto mentre parlava il rettore dell'Università di Camerino, abbiamo fatto girare delle immagini della città danneggiata dal terremoto e anche dell'attività che sta facendo l'università, che è un po' il cuore pulsante, no? Anche il motore economico, sì, della città. Adesso vi vorrei proporre, se ci riesco, la seconda considerazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riguarda proprio le azioni. Eccoci, vediamo se riesco. Dottoressa Nacioppi, ci può dire quali sono le indicazioni tipologiche a livello internazionale? Scusate, piccolo problema tecnico, la facciamo ripartire. Grazie. Ci può dire quali sono le indicazioni di policy a livello internazionale che vengono date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità su questi temi? Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si occupa di questi temi oramai di livello una ventina d'anni. Abbiamo cominciato con i colleghi a guardare in particolare alla relazione tra trasporto, ambiente e salute, con particolare attenzione alle città, perché le città sono i luoghi in cui abbiamo le maggiori opportunità per agire e per dare benefici alla maggior parte della popolazione. Noi lavoriamo insieme ai ministeri del trasporto, dell'ambiente, della salute di tutta Europa, i 53 paesi della regione europea, in una piattaforma che vi aiuta a condividere esperienze e a scambiare conoscenze. In particolare ci stiamo preparando per il 2019, quando l'Austria a Vienna ospiterà la 5ª conferenza di alto livello dei ministri dell'ambiente, del trasporto e della salute. E una delle aspettative che noi abbiamo è che in quell'occasione verrà adottato un piano paneuropeo per la mobilità, per la promozione della mobilità ciclabile. Ecco, direi che questo è un elemento di sviluppo di indicazioni politiche molto interessante. Ci dice che a livello internazionale esiste oramai una sensibilità e una comprensione del ruolo fondamentale che la mobilità attiva può giocare all'interno del sistema più ampio dei trasporti e della pianificazione urbana, e quindi questa attenzione si sta traducendo sempre più in forma di azioni politiche, in forma di supporto. Per esempio speriamo di poter creare un grande network internazionale di focal point, di persone che hanno la responsabilità per la promozione della mobilità ciclabile nei diversi paesi europei, proprio per poter facilitare la messa in comune delle conoscenze che sono già disponibili, ma anche per poter portare nuove conoscenze, nuove idee laddove la sperimentazione sta iniziando. Quindi per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto importante sostenere i governi e sostenere le popolazioni nel raggiungimento, per esempio, degli obiettivi almeno minimi di attività fisica regolare, che sono, lo ricordo, 150 minuti di attività fisica di intensità moderata nell'arco di una settimana per la popolazione adulta. Ma noi raccomandiamo di raggiungere
un'ora al giorno almeno di attività fisica per i bambini e per i ragazzi. Quindi sono degli obiettivi che certamente non si possono raggiungere semplicemente facendo, non so, attività fisica sotto forma di palestra o quelle due volte alla settimana in cui si riesca magari ad andare a nuotare. Sono delle raccomandazioni che richiedono la reintroduzione dell'attività fisica in ogni aspetto della nostra vita quotidiana e quindi cominciando per esempio dall'attività che possiamo fare quotidianamente nelle nostre città semplicemente quando ci spostiamo per fare ciò che dobbiamo fare ogni giorno. E quindi cerchiamo di supportare i governi nel mettere in atto quelle strategie, quelle politiche, quelle opere che saranno necessarie per far sì che questo cambiamento possa avvenire. E ripeto, si tratta di un cambiamento positivo su tutti i fronti, perché è positivo sul fronte della salute, è positivo sul fronte dell'ambiente, perché ci aiuta a ridurre l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento da rumore e anche le emissioni dei gas serra, quindi possiamo fare qualche cosa di buono nello stesso tempo su molti fronti e aumentiamo moltissimo la qualità della vita delle nostre città, rendendole sicuramente dei posti più attraenti sia per chi le vuole visitare come turista, ma anche per chi voglia fare degli investimenti. Dottoressa Ciotti, ci può dire indicazioni di Polis? Bene, grazie. Vediamo come... Scusate, non ce la spegno, aiuto. Ok. Scusate, non è... non so, però brava. Allora, Francesca ci ha dato qualche altro elemento. Intanto ha parlato di azioni concrete, di politiche, ha parlato di interventi sulla mobilità per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici, dei livelli di rumore, delle emissioni di gas serra che poi determinano, diciamo, l'inasprimento dell'effetto serra e quindi i cambiamenti climatici. Bene, farei il giro al contrario a questo punto, così diamo la possibilità a Claudio di parlare e poi, se ha bisogno, di andare via. 5 minuti, perché poi se facciamo in tempo facciamo un altro giro. Proprio sulle azioni, sulle misure che vogliamo mettere in campo e anche su quelle che sono, diciamo, le esigenze che vogliamo in qualche modo far presente, quello che ci servirebbe per essere più concreti e più efficaci nella nostra azione. Tu avevi già cominciato a parlarne, non so se ti ho metto in difficoltà, se ti metto in difficoltà facciamo fare un'altra domanda ai ragazzi, mettiamo qualche altro elemento sul tavolo. Allora, è estremamente interessante. Riparto da quanto è stato detto prima. C'era un'immagine prima che andava con la proiezione della città. Al termine c'era la proiezione di un campus che si sta costruendo e quel campus lo stanno costruendo con il legno e non con il cemento armato. Questo, diciamo, è un qualcosa che, diciamo, una piccola azione che stiamo facendo. L'altro giorno ho incontrato Giorgio Federici, che è responsabile di Firenze 2016 per il cinquantenario dell'alluvione. Lui mi ricordava che 25 anni fa un gruppo di ragazzi aveva piantato degli alberi per ricordare l'alluvione e ora quegli alberi, quei tronchi potevano essere utilizzati e li ha messi a disposizione di Unicam, se vorrà, per costruire qualcosa. Unicam all'Università di Camerino. Unicam all'Università di Camerino per costruire qualcosa con quei tronchi che furono piantati in seguito ad un evento anche in quel caso catastrofico. Quindi di azioni se ne possono fare. È chiaro che il tutto va agevolato, cioè sono le politiche governative europee che spesso non ci consentono di conseguire quei risultati che anche la scienza ci farebbe conseguire. Faccio un esempio banale. Per anni ho lavorato per la riduzione del cromo nelle cromature delle auto, per far sì che il cromo non sia presente
all'interno di determinati supporti nelle auto, nei fascioni diciamo avanti, quelle mascherine che sono tanto belle proprio perché sono cromate. Per anni abbiamo lavorato per la riduzione del cromo e abbiamo cercato di andare in una direzione di materiali che non avessero un impatto come il cromo sull'ambiente. Ma se non c'è una politica adeguata e se non impediscono i livelli di cromo da utilizzare all'interno di un'azienda, è chiaro che l'azienda guarderà il profitto e continuerà a utilizzare quei materiali che hanno un costo minore. Lo dico perché non so se magari può sembrare fuori luogo, ma secondo me anche se non sbaglio tanti studi negli ultimi anni sul glifosato, e se non erro l'Unione Europea ieri ha detto che comunque si proroga l'uso del glifosato fino a allora è chiaro che gli strumenti ci sono, la scienza c'è, la scienza non si ferma, la scienza ci può dare delle soluzioni a basso impatto, fermo restando che quello che avete detto prima è per me pacifico, cioè un po' più di sana camminata e un po' meno di utilizzo dell'auto, già quello diciamo se è nella nostra coscienza, è qualcosa che io faccio. Io ieri sera, proprio per ridare vita, no? La mia presenza in quel momento ridava vita ad un ambiente che è morto, che è finito, che è la città. Io ho fatto il giro della città correndo. È un segnale che dobbiamo dare, ognuno di noi può dare un piccolo contributo e tanti contributi sommati fanno veramente degli edifici importanti. Politiche e impegno civile, impegno personale, impegno sociale. Grazie mille Claudio, quindi la politica, che la politica ci dia una mano. Sì, puoi spegnere il microfono. Bene, allora io adesso chiederei invece una battuta da 5 minuti al collega del WWF e poi sentiamo ancora cosa hanno da dirci i nostri ragazzi. Sì. Tra l'altro mi piacerebbe fare poi qualche domanda rapida ai ragazzi sul... Che devo fare anche adesso? Sì. Voi avete mai pensato di utilizzare la bicicletta o di andare a piedi in deposito dove normalmente ci andate con la minicar, e se no per quale motivo, insomma, per esempio? Loro ci pensano. Sì, pensateci. Volevo, a proposito appunto di queste ultime cose che stiamo dicendo, vorrei ricordare che il libro di Jeanette Sadiq Khan, l'assessora al traffico newyorkese durante il periodo Bloomberg, che ha rivoluzionato la città di New York rendendo accessibili ai pedoni e alle biciclette zone impensabili fino a poco tempo prima, come per esempio Times Square, e diminuendo moltissimo i tassi di incidentalità, ha intitolato il libro che è nato da questa esperienza La battaglia della strada, istruzioni per una rivoluzione urbana. È chiaro che non è facile ottenere questo tipo di risultato. Una città più orientata alle persone necessita di una serie di strumenti che non sono solo quelli politici, ma sono anche quelli di dotare i tecnici che devono occuparsi delle decisioni politiche che ci sono di cultura vera per questo tipo di intervento. E, vorrei per esempio anche aggiungere rispetto a queste questioni delle difficoltà, siamo andati con uno studente a intervistare il tecnico che si è occupato di questa rivoluzione di cui parlava anche il mio collega a Pesaro sulla bicipolitana. Abbiamo cercato di contattarlo con una tesi che deve fare un mio studente su un piano della ciclabilità, e abbiamo notato che all'inizio questa persona era molto restia a incontrarci, quasi impaurita. Poi una volta che si è aperto ci ha confessato che da quando ha fatto il progetto si è occupato praticamente come tecnico
in maniera unica di questo progetto, ha ricevuto minacce telefoniche, ha dovuto togliere il numero dal elenco telefonico, ha dovuto togliere il profilo da Facebook, perché inizialmente dai commercianti e dalla cittadinanza questo intervento era stato visto come un intervento di impoverimento degli affari da parte dei commercianti e da parte di alcuni cittadini. L'idea di non poter accedere più con la macchina a zona del centro era visto come insostenibile. In realtà le cose sono cambiate. A 5 anni dal progetto i commercianti hanno triplicato gli affari e il centro di Pesaro è ritornato ad essere una zona bella, accessibile anche a chi non ha possibilità di accedervi col mezzo privato. Quindi in realtà ritorniamo sulle questioni culturali, no? Inizialmente è difficile far accettare, soprattutto in una città difficile come Roma. Se a Roma si parla di pedonabilità, molti mi chiedono: ma com'è pensabile pensare in una città così estesa di utilizzare solo la mobilità pedonale o ciclabile? E qui dobbiamo intervenire con gli altri strumenti, quelli dell'intermodalità. Stamattina io sono venuto qui da Roma Nord con la mia bicicletta pieghevole che ho potuto comprarmi, ma dobbiamo pensare anche in una visione di biciclette non pieghevoli per l'intermodalità. Anche col cappotto si può andare in bicicletta, anche se si è un po' in sovrappeso, anzi il sovrappeso dovrebbe essere migliorato. E quindi quello che mi viene da chiedere a voi, ragazzi, se ci avete pensato, è quali sono i motivi, per esempio, se decidete di prendere una bicicletta o di provarci, che vi spingono a non prenderlo? Ok, questa è la domanda. Sì. Se usate la bicicletta, se ci avete mai pensato, puoi spegnere il microfono per favore, se eventualmente quali sono i motivi. Non so se i nostri ragazzi hanno pensato a una risposta, allora possiamo dare loro un microfono così li ascoltiamo. Quindi intanto rispondiamo alla domanda di Renato Moro, se siete pronti, poi dopo farete un'altra domanda. Prego. Io credo che principalmente non ci sia proprio la possibilità di arrivare, ad esempio, facendo a scuola tutte le mattine. Che succede? Forse perché sono troppo. Ricominciamo, per favore. Credo che non ci sia proprio la possibilità di arrivare, ipotizzo, a scuola con la bicicletta, perché non ci sono proprio le strade che lo permettono. Perché costano molte strade per le macchine e quindi le biciclette proprio intraccerebbero le macchine e poi non riuscirebbero proprio a passare le biciclette. Quindi credo che uno dei motivi principali sia questo. Poi appunto perché le distanze che facciamo giornalmente sono anche molto lunghe. Quindi arrivarci in bicicletta vorrebbe dire svegliarsi molto prima oppure uscire di casa molto prima per arrivare in qualsiasi posto. Quindi credo che uno dei problemi principali sia questo. Poi non so. Benissimo, grazie. C'è qualcun altro che voleva dare un'altra risposta sempre a questa domanda? Prego. Allora, io ci ho pensato più di qualche volta di spostarmi anche nel mio quartiere in bicicletta e ci ho provato, soltanto che anche per sostituire col mezzo pubblico, che alcune volte risulta anche poco conveniente, e il problema fondamentale è la strada, perché sul marciapiede non si può utilizzare la bici, e per strada o la strada è disconnessa oppure sono proprio gli automobilisti, cioè le macchine, che non fanno attenzione, cioè che non hanno la maggiore attenzione verso la bicicletta. Quindi risulta proprio pericoloso per noi che poi la utilizziamo. Grazie, bene, grazie. Così intanto i nostri relatori pensano a qualche altro, altra suggestione, certo, per la nostra tavola rotonda. Roberto, direi che tocca a te. Mi piacerebbe sempre concentrarci proprio su quello che ci servirebbe, e poi dopo vorrei dare la parola a due colleghi che sono in sala e a cui ho chiesto di fare un piccolo intervento. Allora, quello che si vede, noi abbiamo fatto come Lega Ambiente insieme alla rete Grab, poi magari un minuto di Grab è obbligatorio, così spiego. Abbiamo parlato di bicicletta, sì. La Grab ci sta bene. E ad altre realtà abbiamo fatto un'indagine che pensiamo di proseguire su come è cambiata
come è cambiato il livello infrastrutturale in relazione alla, alla ciclabilità. In parole povere, quanti chilometri di nuove infrastrutture per le bici sono stati fatti e quante persone in più vanno in bicicletta. Allora, analizzando i sette anni che intercorrono tra il 2008 e il 2015, la rete ciclabile urbana è cresciuta del 50%, cioè abbiamo circa 1400 km in più di piste ciclabili nelle 100 città capoluogo di provincia. Nello stesso arco temporale il numero di utenti della bici è cresciuto dello 0%. E quindi cosa fare? Questo è il primo punto, non fare ciclabili, ma fare ciclabilità, perché è evidente, no? Se io vi dicessi che a Roma sono stati costruiti 500 nuovi chilometri di tranvia e dopo 7 anni gli utenti delle tranvie sono aumentati dello 0%, la risposta è immediata, sono state fatte male. E quindi questo 50% in più di infrastrutture è stato fatto male e questo non ha consentito un aumento della ciclabilità. Allora, quindi sulle cose da fare. La prima è la qualità delle infrastrutture, sia per quello che riguarda la pedonalità che per quello che riguarda la ciclabilità, ma ovviamente anche per gli altri sistemi di trasporto. Cosa vuol dire qualità delle infrastrutture quando non parliamo di mezzi motorizzati individuali? Parliamo al primo punto di accessibilità. Le infrastrutture devono essere universalmente accessibili, non solo per i disabili, ma per gli anziani che hanno difficoltà motoria, per i bambini, per chi ha dei problemi temporanei anche di movimento e anche per la disabilità sensoriale, cioè bisogna cominciare a ragionare anche sulla mobilità sensoriale. Ritorno a Pesaro, ma ritorno a tante città europee dove ci si sposta tanto a piedi e dove ci si sposta tanto in bici, sembra che ci sia stata una calamità naturale perché sono città piene di disabili. In realtà sono città dove i disabili si possono semplicemente muovere. Quindi la percentuale analoga in ogni centro urbano, a Pesaro, a Siviglia, a Bilbao, girano per strada, a Roma stanno dentro il palazzo. Anche qui, scusate, una piccola parentesi anche per far capire un po' che tipo di attenzione culturale c'è al tema. Tutti quanti noi lo vediamo, lo sappiamo, è un vincolo da codice della strada, per il disabile c'è il posto alto sotto casa. C'è il diritto all'ascensore? Cioè io dal terzo piano fino al posto alto sotto casa come ci arrivo? Ecco, quindi anche questo vuol dire nella mobilità provare a ragionare di quello che è davvero il mio obiettivo, perché se il mio obiettivo è davvero far spostare le persone a piedi e in bicicletta, allora devo fare un altro tipo di operazioni. L'altro elemento che provo anche senza microfono, l'altro elemento che sottolineavano con una domanda di nuovo molto intelligente, sottolineavano due cose in particolare. Uno riguardo la percezione, la lunghezza temporale dello spostamento. La lunghezza temporale dello spostamento, ahimè, è un dato che effettivamente induce molti a scegliere, a preferire un mezzo piuttosto che un altro. Non solo quello naturalmente, in realtà molti mezzi di trasporto controintuitivamente sono molto più veloci rispetto all'automobile. Io non amo fare esempi personali, ma io sono arrivato qua in bicicletta, non credo di essere sudato, e vengo da Tor Vergata e ho impiegato 45 minuti, nel tragitto ho solo superato automobili. Ho continuamente superato automobili da Tor Vergata. L'esempio non è dei più calzanti, perché le questioni della mobilità, come le altre questioni, non si possono guardare dal buco della serratura delle proprie esperienze personali. Però c'è una percezione della velocità che è una percezione sballata, che peraltro ha molto a che vedere anche con la sicurezza stradale, ma questo è un tema molto più complicato. L'altro tema è capire, e lo dicevi tu, è capire come effettivamente creo le condizioni nei luoghi dove si muovono le persone. Cioè, come faccio a redistribuire lo spazio urbano in maniera tale che effettivamente uno spostamento sia sicuro? Questo è un altro elemento infrastrutturale importante. Non solo sicuro, ma con la percezione della sicurezza, che è un altro elemento infrastrutturale importante,
che ci sia continuità nello spostamento, quindi che ci sia linearità nello spostamento, che ci sia anche, che ci siano anche altri due aspetti che sono veramente fondamentali, che sono quelli, apparentemente, ripeto, anche questi naif, ma in realtà centrali, dell'estetica e della felicità. Allora, estetica e felicità sono due principi che hanno molto a che vedere con le infrastrutture. Ve lo racconto con un esempio che io, quando l'ho scoperto, diciamo, sono rimasto estasiato. Napoli ha una linea metropolitana, la linea dell'arte, dove dentro ci sono tanti artisti, ci sono più opere contenute in questa linea metropolitana, ci sono più opere che al Maxi, al Museo di Arte Contemporanea di Roma. Allora, ebbene, trasportisticamente l'areale, il bacino di utenza di una fermata della metropolitana è compreso tra i 500 e i 750 metri. Chi abita oltre queste distanze, a piedi naturalmente, chi abita oltre queste distanze a piedi, diciamo, ha qualche ritrosia, deve avere proprio una motivazione o comunque un vantaggio trasportistico notevole per andare alla metropolitana. La linea 1 dell'arte di Napoli ha un bacino di utenza di 1500 metri, perché le persone, in virtù della bellezza delle stazioni della metropolitana, vanno più volentieri a prendere quel mezzo di trasporto, anche se è molto più lontano rispetto a quello che la media europea direbbe essere il vero bacino di utenza. L'Università Federico II di Napoli ha fatto uno studio e ha calcolato che la bellezza dell'Università di Napoli, della metropolitana di Napoli, vale su ogni biglietto 45-47 centesimi. L'infrastruttura, per essere così bella, è costata il 4% in più. Cioè, diciamo che questo valore aggiunto di bellezza è già stato ripagato dall'aumento di utenza, e questa bellezza, diciamo, rende più appetibile un tipo di trasporto piuttosto che un altro. Cosa vuol dire felicità? La città, noi dobbiamo pure su questo metterci d'accordo, non è un insieme di funzioni, è un insieme di relazioni. Cioè, la città non sono le banche, le stazioni, i palazzi, le fontane, i luoghi di lavoro e altro. Sono le persone che ci sono all'interno. Allora, non è un discorso troppo idealista. Noi stiamo in una città perché, per comodità, per egoismo, perché ci sono alcune cose che risultano più facili, la gestione dei rifiuti, la stessa gestione dei trasporti e tanti altri temi, ma questo lo facciamo in virtù del fatto che ci sono delle relazioni tra persone. È ovvio che relazioni tra persone sono portatrici di felicità, cosa che invece non possono, diciamo, farlo le relazioni tra i veicoli. E io volevo proprio finire su un'immagine a proposito di felicità, ma vedo che non arriva, e quindi un'immagine che scorreva prima, e quindi mi fermo prima, perché lo spazio urbano... Qual è l'immagine? L'immagine è quella che ci fa vedere che su una strada ci sono due utenti, c'era cioè un'immagine di questo tipo, uno in automobile e uno a piedi, però chiariva benissimo qual è lo spazio che è a disposizione delle due tipologie di utenza. Praticamente un marciapiede strettissimo per il pedone da una parte, e invece una strada sterminata dall'altra. Dobbiamo cominciare a lavorare, quello che stanno facendo tutte le città europee, cominciare a lavorare su questo. Il primo intervento infrastrutturale necessario è quello di redistribuire lo spazio urbano. Eccola qua. Questo qui è la distribuzione dello spazio contemporaneo, è questa. E in questo modo effettivamente gli utenti saranno invogliati ad utilizzare quello che la strada gli consiglia, cioè la strada gli sta dicendo: ci devi passare in automobile, non con un altro mezzo di trasporto. Grazie Alberto. Grazie a voi. Tu mi hai aiutato per introdurre i nostri ospiti, che non sono in programma, ma che mi fa molto piacere avere in sala, e a cui volevo chiedere un breve intervento. Si tratta di Silvia Assennato, avvocato, e di Marco Bozzetti, ingegnere, che hanno contribuito anche scrivendo un bellissimo contributo per il Focus dal titolo La mobilità pedonale autonoma delle persone in condizioni di disabilità. Tu hai parlato molto, hai fatto più volte riferimento alla città per tutti, per quelli che si possono muovere in autonomia e per quelli che non lo possono fare.
Allora, io volevo chiedere a Silvia Assennato se aveva piacere di fare un breve intervento, perché alla fine del loro contributo hanno scritto proprio tutto quello di cui ci sarebbe bisogno nella pianificazione urbanistica delle nostre città per soddisfare le esigenze di mobilità in autonomia delle persone che invece hanno bisogno di supporti per spostarsi. Allora, innanzitutto grazie, non è proprio tutto quello che abbiamo scritto, perché ci sarebbe voluto un altro volume del rapporto, non avevamo queste possibilità. Ecco, come possibilità ho sentito oggi parlare molto di cambio di prospettiva. Quello che chiediamo non solo alla politica, ma a ogni singola persona è un cambio di prospettiva, perché basta semplicemente vedere le cose dalla nostra ottica. E quali sono le proposte? Sentivo parlare prima di PUMS, inserire intanto l'obiettivo al 100% accessibilità nei piani urbani di mobilità sostenibile. E questa accessibilità come si ottiene? Attraverso il coinvolgimento intanto delle persone disabili, quindi chiedendo alle persone disabili come vanno fatte alcune cose, perché alcune cose anche per esperienza, non dico diretta, ma proprio per l'uso degli ausili, alcune cose sono più facili per chi le usa. E un'altra cosa importante dal punto di vista legislativo, perché dicevo sì, la politica non ci aiuta, la legge, quello che potrebbe fare la legge è impedire l'accesso alle deroghe, perché sappiamo che in questa materia, in questo particolare aspetto, ci sono tantissimi accessi alle deroghe. Se si impedisse questo, semplicemente l'abbattimento delle barriere architettoniche sarebbe già molto più facile. Però ecco, perché si dice è un edificio storico, mi è capitato proprio nelle Marche, non faccio il nome del comune in cui ero, ma mi è capitato nelle Marche che mi si è detto non abbiamo potuto mettere l'ascensore in questo edificio perché è un edificio storico. Io l'ho guardato e gli ho detto c'è l'ascensore al Colosseo, quindi questo è. Quindi queste sono forse le cose principali da fare, per il resto il lavoro bisogna semplicemente lavorare, semplicemente, ecco, questo sì, tutto quello che si è detto già sarebbe una facilitazione. Grazie. Grazie. Bene, allora, voi avete ancora un'altra domanda? E quindi direi di fargliela fare ai nostri ragazzi, così mettiamo ancora qualche elemento nel dibattito, che mi sembra già ampio, però mi pare che siamo tutti concordi, no, nell'individuare una soluzione non a breve, ma comunque una strada da percorrere. Prego. I sottopassaggi, i parchi delle strade sono spesso occupati da persone poco raccomandabili, o comunque dai rifiuti, o da altre cause che impediscono quindi il passaggio dei pedoni e li costringono a trovare delle vie alternative non sempre sicure. E quindi è possibile aumentare i controlli e la manutenzione di questi luoghi? Bene, una domandina niente male. Allora io dico due cose prima di passare la parola a Paolo Piacentini. Numero uno, all'interno del focus c'è un contributo di Paolo Gandolfi che vi invito a leggere, perché in un suo passaggio parla proprio di questo. Non ve lo anticipo perché così diciamo ve lo leggete, non levo, come dire, no, la paternità. Ok. E l'altra cosa che volevo dire è che tutto questo diciamo dibattito che stiamo facendo adesso nella tavola rotonda, ma anche tutto il lavoro che abbiamo presentato questa mattina sulla qualità dell'ambiente urbano, che poi in qualche modo, no, è legata direttamente anche ai concetti di bellezza, ai concetti di vivibilità, ai concetti di migliorare le relazioni sociali, di rendere la città inclusiva, no, di liberare spazio per i pedoni. I ragazzi prima parlavano delle aree pedonali, no? Io questo lo vorrei dire, c'è un contributo di Anna Donati proprio sulle aree pedonali. Io questo lo vorrei dire perché l'ho già detto ai ragazzi l'altro giorno.
Le aree pedonali vanno benissimo, però per dirla alla Paolo Rumiz, che è stato molto citato in questo tavolo, non aree pedonali riserva indiana, e io aggiungo non aree pedonali area cani. L'area pedonale sì, però inserita in una rete di percorsi pedonali in cui le aree pedonali sono dei nodi dove le persone si possono incontrare, dove possono stare. L'altro giorno, parlando con i ragazzi, la prima cosa che hanno detto, quando io ho detto cosa vi viene in mente quando parliamo di mobilità pedonale, loro hanno detto le aree pedonali dove uno può stare sereno, tranquillo, senza avere paura di niente, e possiamo chiacchierare, possiamo trascorrere il nostro tempo. Sul discorso sicurezza, quindi, che mi sembra che sia proprio centrale nel dibattito che stiamo facendo oggi, ci viene anche in aiuto la conversione in legge del decreto Minniti. Il decreto Minniti parla proprio di sicurezza e decoro nelle nostre città, per cui io mi auguro che l'applicazione del decreto Minniti, fatto in maniera intelligente, integrata con tutte le forze, i soggetti che a vario titolo hanno competenza su questo, ci possa portare veramente a un risultato soddisfacente. Paolo, che ne pensi? Io sarò molto provocatore su questo, perché credo che sia giusto rilanciare anche ai ragazzi e ai giovani una provocazione, perché quando Silvia mi aveva detto, mi ha accennato appunto di voler parlare della pedonalizzazione, mi fa piacere, ma è un po' rubato la ripresa del... No, sto scherzando. Il riferimento alla provocazione di Paolo Rumiz, tra l'altro vi invito a leggere questo elogio del camminare dei piedi, no? Perché questo tema, prima si diceva anche l'altra risposta che poi non dato in modo completo. Allora, che cosa deve fare la politica? Io credo che se noi non capiamo che non bisogna continuare a pensare solo alla camminare in città come qualcosa che ha bisogno di interventi infrastrutturali e di tecnica, perché questa è la differenza sostanziale, abbiamo anche ragionato con Silvia e anche con l'amico Alberto, altre volte è capitato di ragionare tra camminare e uso della bicicletta, ad esempio, che il camminare ha bisogno di interventi di riorganizzazione della città, un capovolgimento radicale di quello che è l'approccio agli spazi urbani. Io per esempio nel mio intervento ho parlato di spazi di una città policentrica, una città ad esempio che riorganizza anche i tempi del lavoro, i tempi dello spostamento. Allora in questo paese, dove alcune leggi importanti, innovative sono state fatte, lo smart working, il telelavoro, possono agevolare ad esempio una mobilità inutile. Ci sono molti momenti di mobilità per il lavoro ad esempio che potrebbero essere ridotti applicando queste leggi. E poi c'è un problema di spazio e di servizi, la città ha centralizzato i servizi e quindi non permette quella cosa che dice sempre la Racioppi, di quegli spostamenti che per spostamento a piedi sono di 4 km, mediamente, per sentire un benessere psicofisico anche in città, badate bene, e l'OMS lo dice da sempre, dove ci sono livelli di inquinamento atmosferico abbastanza significativi. Perché comunque la differenza si sente lo stesso nel fatto del camminare. In bicicletta loro parlano di 8 km e a piedi almeno di 4 km. Voi pensate a una città che riscopre la prossimità degli spazi, la prossimità della piazza, la prossimità del piccolo, per esempio, del negozio al dettaglio. Pensate a quanto abbiamo organizzato le città proprio in contrapposizione alla mobilità dolce. Quindi va completamente rivoluzionato l'approccio, che è un approccio, ripeto, non solo infrastrutturale, la provocazione di Paolo Rumiz in questo senso. Lui parla in modo provocatorio del fatto che non si possono creare spazi pedonali per gli happy hour, per i salotti bene della città. Bisogna fare in modo, ma questo lo dice perché? Perché è in contrapposizione all'idea che si deve camminare anche in periferia. L'altro elemento importante di riprendere l'approccio con i propri piedi è quello proprio sulla sicurezza. Vi dico un elemento, mi occupo da 3 anni e mezzo di cammini per il ministro Franceschini. Allora, il prossimo anno ci saranno 40.000 giovani, 40.000 ragazzi che molto probabilmente cammineranno lungo i maggiori cammini italiani per andare poi dal Papa, Papa Francesco, il 14 e 15 agosto. È l'anno mondiale della gioventù. La CEI ha deciso con le pastorali giovanili, ci sarà un incontro enorme a gennaio, di far camminare i giovani e far riscoprire la dimensione del camminare come relazione umana e come recupero anche di una dimensione spirituale di cura del territorio e di conoscenza. Sapete una difficoltà che state incontrando nei piccoli paesi? Infatti ne ho parlato col ministro per capire se può fare qualcosa.
proprio del decreto Minniti, perché 100 ragazzi che arrivano in una piazza stanno mettendo in difficoltà i sindaci, ecco, lo dico anche a Lanci. I parroci vanno a parlare con i piccoli sindaci e dicono: ma noi se arrivano 100 ragazzi, sai, in base alla sicurezza. Cioè, ragazzi, non è questa la logica, non è questa. Le città diventano sicure se noi le riprendiamo. Le città diventano sicure se dentro quei passaggi, sottopassaggi, c'è una circolazione di persone. Se non abbiamo timore di uscire da casa e andare a piedi, lo dico ai giovani: guardate, non ci mettiamo nella logica della paura. La paura del terrorismo si spezza se noi riprendiamo le relazioni umane. Questa è una cosa fondamentale, non ci facciamo prendere, è una questione veramente di salute mentale, ragazzi. Stiamo prendendo una brutta piega e mi preoccupa molto che i ragazzi pensino al fatto che sotto la domanda, guarda, io lo dico, vorrei essere veramente provocatorio, ma una domanda che sicuramente è, come si dice, da prendere in considerazione, perché dimostra che c'è un problema oggettivo e sicuramente non bisogna sottovalutarlo, ma sentirsi dire che sotto un sottopassaggio c'è gente poco, come si dice, poco raccomandabile, magari è un povero Cristo che sta dormendo lì perché magari è un immigrato che è stato... Ragazzi, questa cosa è preoccupante, noi dobbiamo rimettere al centro della mobilità le relazioni umane, questo è importante. Guardate, possiamo parlare di mobilità dolce quanto vogliamo, ma le relazioni umane sono fondamentali. Se io cammino, a proposito di verde urbano, a proposito di altri elementi del rapporto Ispra, io posso anche abbracciare un albero in città, posso accarezzare un albero, è l'unico elemento di dolcezza, di lentezza. Questa mattina mi hanno ricordato la figura straordinaria di Alex Langer, che predicava con la lentezza, il recupero della dolcezza, della lentezza. Ecco, io credo che questi elementi vanno insegnati ai ragazzi e ai giovani. Io quando vado a parlare con, anche all'università, mi capita spesso, anche presso la facoltà di geografia, e magari mi capita anche di portare i ragazzi in montagna. Ecco, sento che la passione di questi ragazzi riesce fuori quando scoprono che possono riconnettersi con i piedi, hanno messo in piedi un gruppo Facebook Geografi con i piedi, quando possono riconnettersi con i piedi con il mondo. Ed il mondo non è solo quello fuori dalle città, la natura è anche in città, quindi io devo riscoprire, anche avere, come diceva prima anche Alberto, la felicità che cos'è? Che cos'è essere felici in città? È andare magari a, che ne so, a giocare, andare in palestra, a sfogarsi, ma non può essere la felicità di una città come Roma quella di attraversare questo meraviglioso parco della Appia Antica, che noi ogni anno quando facciamo la giornata del camminare lo attraversiamo ed è meraviglioso, 20 km di natura e di storia, un'immersione nella storia, e questo lo puoi fare solo a piedi. Lo puoi fare solo a piedi, non esiste un altro elemento. Ecco perché l'elogio di Paolo che chiude il racconto dell'Appia è in questo senso. Chiudo su una questione importante. Prima parlava il rettore di Camerino, Claudio Pettinari, di quanto è importante riscoprire, parlava di Lumiz e di Francamillo, tra l'altro mi ha chiesto anche di mettere in piedi una sorta di master su questo tema della sostenibilità e del turismo dolce in quell'area. Ecco, guardate, chiudo con una... quella cosa che diceva Pasolini, che a me è rimasta sempre molto nel cuore. Lui diceva che la cultura urbana aveva fatto danni peggiori del fascismo, cioè aveva distrutto la cultura rurale, la cultura... Se voi andate nei piccoli centri, io ho attraversato le zone del sisma a piedi, l'ho fatte tutte due volte, anche con Umiz, ma se voi andate a toccare questi piccoli centri, la cultura urbana li ha completamente distrutti dal punto di vista della cultura, del rapporto col territorio. Quando Claudio ha ammesso, il rettore, che ha scoperto che c'era l'arboreto, uno degli arboreti più importanti della sua città, dopo anni, lui è nato lì, è nato a Camerino, è riscoperto adesso, stimolato da questa nuova idea di approccio con una città distrutta e ferita, vi fa capire quanto lontani, quanto ci siamo allontanati dalla cura del territorio. Ecco, camminare è prendersi cura di se stessi, perché fa bene a livello psicofisico, prendersi cura dell'albero in città, ascoltare che c'è una natura anche in città e riconnettersi con l'altro. Quindi, ragazzi, non vettetevi nella logica della sicurezza. È vero, ci può essere anche un dato oggettivo, ma la sicurezza è riscoperta lenta delle relazioni umane. Immigrati e non immigrati, perché spesso sono anche italiani,
che iniziano a bere già magari dalle 5 di pomeriggio e quindi poi danno fastidio al pedone che passa, quindi non sono quelle persone innocenti che non hanno un posto dove dormire, che appunto non c'entrano nulla, ma quell'altro tipo di persone. Quello si intende con poco raccomandato. Bene, grazie. Sì, mi sembra appunto, diciamo, il discorso della sicurezza deve andare insieme al discorso della percezione della sicurezza che aveva sollevato anche Alberto prima. Io ovviamente diciamo mi aggancio, no, un po' alla a quello che ha detto Paolo, ai ragazzi, no? Andate a piedi, riappropriatevi della città, eccetera. Quindi benissimo, certamente sì, sollecitiamo i ragazzi, però c'è un elemento su cui, insomma, mi piaceva sottolineare, insomma, questo mondo a questi ragazzi l'abbiamo dato noi. Allora noi non ci possiamo sottrarre dalle nostre responsabilità, siamo tutte persone in età, già da forse no, più giovane, però gliel'abbiamo dato noi in qualche modo forse non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto fare, per cui sollecitiamo i ragazzi, indichiamogli quella che secondo noi è la strada, però devono essere anche loro a scegliere la loro di strada, noi possiamo dare il nostro esempio. Perché qualcuno mi ha detto, ma se ci avete consegnato questo mondo così, adesso ci volete pure dire che cosa dobbiamo fare noi? Renato, volevi dire qualche cosa a questo punto tu? Va bene, mi associo al microfono. Sì, no, nel senso comprendo anche quello che dicono i ragazzi, comprendo e condivido bellissimo approccio di chi mi ha preceduto, ma mi rendo anche conto che le esigenze dei ragazzi, ma non solo dei ragazzi, sono quelle di vivere in una città dove c'è bisogno di garantire l'accessibilità e la sicurezza e che lo spazio orientato alle persone si fa togliendo spazio alle macchine, diminuendo il traffico urbano e cercando di ottenere questo in tutti i modi è più velocemente possibile. È troppo tempo che a Roma non vengono messi in atto progetti in questo senso e per esempio facendo riferimento all'intervento dell'avvocato rispetto alle deroghe c'è una legge, la 366 del 98, che impone ogni volta che si tratta di fare una ristrutturazione straordinaria delle strade, impone di l'ampliamento dello spazio pedonale quando non è sufficiente e la progettazione di una pista ciclabile accanto alla carreggiata. Questo non avviene quasi mai, cioè la legge viene derogata sempre, viene addirittura ignorata. Allora sarebbe bello capire perché tutte queste occasioni, perché di interventi straordinari sulle strade ce ne sono moltissimi, sarebbe interessante chiedere perché non viene mai attuata dal 98 praticamente. E poi io come rappresentante del WWF devo parlare anche degli effetti collaterali per un attimo di questa rigenerazione dello spazio in favore delle persone e del pedone e che è quella relativa alla natura. Nel momento in cui non riusciamo a erodere un po' di spazio alle macchine, a farne guadagnare ai pedoni e alle biciclette, possiamo cambiare la pelle del... cambiare l'asfalto, deimpermeabilizzare e utilizzare questa nuova progettazione per intervenire sul problema degli allagamenti, intervenire in modo progettuale per coinvogliare le acque meteoriche che, come sapete, visto i cambiamenti climatici che stanno avvenendo, deve essere un tema da considerare, quello della eccessiva impermeabilizzazione urbana. Ecco, io direi che io posso chiudere qui. Grazie Renato, dico ancora qualche cosa a proposito delle automobili e qui praticamente tutti abbiamo citato, fatto riferimento alla necessità di levare le automobili per fare spazio vedore e ridurre il numero delle automobili. Ora, e lo dico con convinzione, no? Non credo che noi dobbiamo demonizzare, no, l'automobile. Indubbiamente i veicoli devono diventare dei veicoli sostenibili, dei veicoli a basso impatto ambientale, dei veicoli a zero emissioni. Sicuramente bisogna lavorare sull'abbassamento della velocità media nelle zone
dove c'è anche movimentazione, diciamo, di pedoni, di bambini. Nell'articolo di Gandolfi si dice no, le strade devono diventare un posto dove una persona con un ragazzo vicino di 12-13 anni lo può mandare da solo a fare una commissione senza il timore che venga messo sotto l'automobile. Quindi diciamo un uso più consapevole dell'automobile, perché indubbiamente sulle medie e lunghe distanze e in determinate condizioni, penso anche non solo ai nostri amici che hanno parlato prima, all'avvocato Silvia Sannato, ma penso anche a tante persone anziane che per le quali poi alla fine l'uso dell'auto privata è l'unica possibilità concreta che hanno per spostarsi, perché anche prendere un mezzo pubblico può essere difficoltoso. Quindi dobbiamo contemperare un po' le esigenze di tutti, no? Cioè trovare delle soluzioni, individuare delle soluzioni che soddisfino tutte le esigenze, senza soddisfarne alcune a scapito di altre. Quindi senza soddisfare l'esigenza di mobilità diciamo che viene attuata con l'uso dell'automobile a scapito del pedone o di chi va in bicicletta, ma nemmeno impedire poi a chi invece ha necessità di muoversi con l'automobile di farlo. Posso dire un'altra cosa? Prego, Renato. A proposito di quello che dice la dottoressa Brini, è interessante fare, se vi capiterà, una visita a Copenaghen, dove si vede esattamente questo, no? La progettazione della città permette di vedere una coabitazione stranissima per noi che non ci siamo abituati di mezzo motorizzato, pedone e bicicletta. Quasi c'è da non credere ai propri occhi nei nodi, diciamo, urbani in cui ti aspetteresti, come a Roma, problemi di traffico, di attraversamento. C'è un perfetto meccanismo che permette agli attori dello spazio urbano, pedone, biciclette e mezzo motorizzato, di convivere, e questo è dovuto a una progettazione, a una serie di politiche. Sì. Benissimo, grazie Renato. Allora Marco, volevi dire ancora qualche cosa sull'onda dell'intervento di Paolo Giacentini? Sull'onda dell'intervento di Paolo, raccontare un episodio. Allora Paolo, due piccoli spot da due frasi. Paolo ha parlato giustamente di arte antica, io vorrei ricordare che proprio uno spot questo, che per la prima volta si è parlato di pedonalizzazione del parco archeologico dell'Appia Antica nel 1953. Forse è arrivato il momento in questo caso di farlo, cioè, perché a me piace molto la teoria dei piccoli passi, facciamo una cosa per volta, però diciamo che ci sono delle cose che ormai vanno fatte e basta. La seconda cosa, che anche come spero sappiate, anche noi facciamo un rapporto annuale ecosistema urbano, peraltro c'è una proficua collaborazione con Istat, con Istra. Dal prossimo anno la prossima edizione del rapporto introdurrà un indicatore sull'accessibilità delle città. Allora, non ci aspettiamo onestamente dai comuni risposte qualitativamente molto alte, però abbiamo pensato che è necessario porre la domanda, certo, per cominciare a farli ragionare sul fatto, sindaci e assessori competenti, anzi lancio subito l'idea di farlo insieme con ANCI, mi piacerebbe molto farlo con ANCI questo, per farli ragionare sul fatto che su quel tema bisogna dare delle risposte, bisogna fare un'analisi di coscienza e dare delle risposte. Paolo mi ha scatenato invece il racconto di un aneddoto veramente brevissimo. Reggio Emilia diversi anni fa ha vinto un premio a livello europeo per essere stata la città del bicibus, dove è nato il percorso casa scuola coperto in bici, e Reggio Emilia è stata invitata appunto a questo premio, a questo riconoscimento internazionale. Il chairman era un olandese e, come ha fatto con tutti gli altri premiati, ha chiesto al rappresentante di Reggio Emilia di spiegargli che cosa facevano, che cosa voleva dire bicibus. I genitori si organizzano, volta per volta ci sono alcuni che accompagnano i bambini a scuola, gli abbiamo dato le pettorine gialle, ci sono le fermate, bla bla bla, quindi gli ha spiegato tutto il bicibus. E questo chairman olandese gli ha detto: ah, molto interessante, ma perché accompagnate i bambini a scuola? È vero? Sì. Allora, scusa, andando su, scusa, no, 42% di autonomia, mobilità autonoma dei ragazzi tedeschi, bambini tedeschi, 12% con gli italiani di mobilità autonoma in città.
Beh, allora se è un tema di aneddoti, devo raccontare l'esperienza della mia amica che è andata a vivere a Zurigo e con il bambino piccolo di 3 anni che portava alla materna, quindi lei lo accompagnava tutte le mattine e lo andava a riprendere, e a un certo punto le maestre l'hanno convocato, lei e suo marito, e le hanno detto: signora, lei non deve accompagnare il bambino a scuola, il bambino viene da solo con tutti gli altri bambini, dice, perché se lei continua ad accompagnarlo e venendo a prendere ne fa un bambino diverso che non si integra. Questo succedeva ormai 17 anni fa. Quindi, sì. Però evidentemente ci sono dei motivi per cui invece sì, noi i nostri figli li accompagniamo e li andiamo a riprendere ancora quando fanno la maturità. Io volevo ringraziare, prima di passare la parola a Giada Maio, che non ho lasciato per ultima per scortesia, ma anzi esattamente al contrario, perché così lei avesse, diciamo, raccolto tutti gli elementi per poter fare il suo intervento conclusivo come rappresentante dell'Associazione Nazionale di tutti i Comuni d'Italia e anche, diciamo, come esperta di questioni legate alla mobilità sostenibile. Io volevo ringraziare i colleghi in sala, autori degli altri contributi del Focus, che per ragioni di tempo non abbiamo potuto coinvolgere compiutamente nel dibattito. Vedo i colleghi dell'Automobile Club che hanno fatto un bellissimo intervento, un bellissimo contributo sul Focus proprio sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali, e che poi sono un po' l'asse portante del capitolo trasporti del rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano. Senza di loro non potremmo dire tutte le cose che diciamo e che poi la stampa rilancia, no, sui giornali, sulle televisioni. Vedo anche i colleghi dell'ISPRA, tutti quelli che hanno collaborato appunto al nostro Focus, il collega del Riccardo Simone del Ministero dell'Ambiente, che prima c'era, non so se adesso c'è ancora qui in terza fila. Grazie Riccardo, spero di non dimenticarmi nessuno, e passerei quindi la parola a questo punto a Giada Maio, così ci dice un po' sulla base di tutte queste cose che sono state dette, di quello che hanno detto i ragazzi, di quello che ci ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di quello che ci ha detto l'avvocato Assennato. Mi sembra che molto, diciamo, c'è da lavorare nei FUMS, e quindi volevo sentire un po' la tua opinione. Grazie. Allora, sì, grazie Silvia. Vediamo anche cosa sono i FUMS. Certo. Allora, in realtà gli elementi, fermo restando un divario, sentivo un interesse anche da madre, no? La considerazione sui bambini a scuola, mio figlio è ancora forse troppo piccolo per mangiare l'asilo, ma io abito, ecco, anche io non amo parlare di me, ma in questo momento è calzante l'esempio, perché io sono un pendolare estremo, perché viaggio ogni giorno da Gaeta, provincia di Latina, quindi fuori dalla cintura metropolitana di Roma, a Roma, andata e ritorno, e nel tragitto lascio anche mio figlio a scuola. Quindi diciamo che è un assetto complesso, e probabilmente qua ci vorrebbe solo o la dematerializzazione umana oppure lo smart working, assolutamente concordo. Però ecco, là bisogna scardinare proprio, c'è proprio un gap culturale, sindacale, datoriale, bisogna lavorarci bene. Però si risolverebbe gran parte del flusso programma casa scuola casa lavoro, che uno così come sia sulle due direttrici, che è probabilmente l'ambito più complesso poi nella congestione sia del centro urbano che dell'attraversamento, diciamo, dall'esterno all'interno. Ed è un problema di organizzazione, punto, non c'è nient'altro da dire, ma di fatto basti pensare che esiste la figura del mobility manager sulla carta, perché sia a livello cittadino, ecco, di comune, sia a livello di scuola, di istituto comprensivo, il mobility manager facciamo fatica a far capire che è utile innanzitutto. Ed è un abbastanza trasversale il tema, perché io vengo dal tema dell'energia, anche lì l'energy manager è visto solo come un peso nell'investimento, invece
è esattamente la competenza, non tanto tecnica, ma di visione innanzitutto di una città, e poi di riorganizzazione dell'esterno anche su processi che possono sembrare banali in un istituto comprensivo. Ecco, e qua non basta l'app, perché con l'app non ci fai niente se dentro non ci metti le informazioni, non studi prima quali sono le esigenze delle persone, anche guardandole negli occhi o parlandoci. Basta organizzare per esempio un insieme di utenti che hanno la stessa funzione, e ripeto, non si può partire dalla tecnologia, perché la tecnologia c'è, basta semplicemente, ed è un lavoro arduo da fare, capire quali sono le esigenze e i fabbisogni, e qua organizzare una conoscenza. Ecco, la conoscenza ha molto a che fare con la pianificazione poi di una città, ed è il punto dolente delle città, perché sono poche le città che investono concretamente nel pianificare avendo la reale conoscenza del proprio territorio. Quando c'è un adempimento, per esempio, di legge, adesso c'è l'adempimento di legge sui PUMS. Cosa sono i PUMS? Sono i nuovi piani urbani della mobilità sostenibili, no? Ci sono delle linee guida europee che l'Italia ha tradotto in linee guida italiane ad agosto, dopo un processo, diciamo, di lavoro con i soggetti che sono coinvolti, sia centrali che regionali, diversi livelli amministrativi, anche soggetti esterni, in linee guida, forse un po' troppo complesse diremmo rispetto alle linee di guida europee che sono più pragmatiche, ma adesso si avvierà un processo da un lato di semplificazione e poi dall'altro anche di correzione, direi, mi permetto di dirlo, correzione di alcuni indicatori che forse, pensando all'intervento dell'avvocato, non sono stati realmente compresi, no, nelle linee guida del PUMS. Cioè, questo piano urbano cosa deve fare? Deve aiutare l'amministratore locale a mettere a sistema alcuni dei fattori, penso a quella che i tecnici, io non sono un tecnico trasportista, chiamano origine e destinazione, no, dei flussi urbani, e che è una delle cose più costose da fare. Bene, una città ad oggi dovrebbe, a partire dalla città metropolitana per obbligo, dovrebbe realizzare un PUMS a zero costo, ed è impossibile, direi. Quindi una delle cose su cui abbiamo battuto i pugni è chiaramente diamo delle risorse alle città per fare un PUMS, e poi come redigerlo un PUMS? Intanto ascoltando chiaramente gli utenti. In questo periodo, forse anche questo può sembrare un po' naif, il Comune di Roma ha avviato, andatelo a vedere ragazzi, il PUMS partecipato. Beh, forse in una città come Roma sarà anche troppo complesso gestire un PUMS partecipato, così, però è un primo tassello. Però ci sono delle, è da lì che bisogna partire, perché su un PUMS intanto viene identificata, tracciata la figura del mobility manager, si parla di organizzazione, si parla di spazi urbani, e si mette poi a sistema anche l'investimento, che dovrebbe essere l'ultima cosa da fare in termini infrastrutturali e in termini di servizi, perché forse, badate, una città può cambiare la qualità della vita delle persone a partire dallo spostamento quotidiano, anche non investendo i milioni di euro che di cui si parla poi molto in questo periodo, per esempio sul trasporto pubblico locale, perché molta della quota di inefficienza è proprio legata all'inefficienza di ciò che già si ha in termini di dotazione di soldi per il trasporto pubblico locale. Lo dico contro gli interessi dei comuni stessi, perché di fatto le aziende di trasporto pubblico locale sono strettamente legate, no, all'amministrazione stessa, però diciamo, questo è un primo tassello. Ovviamente serve molta risorsa per cambiare il parco veicolare, su questo ci sono dei fondi, serve molto per aggiornare anche, no, la mappatura del trasporto, fare nuova metropolitana, lavorare sul ferro, va bene. Non ci trova molto estremamente d'accordo, ecco, la cura del ferro di cui il ministro Del Rio ha parlato, giusta, non è sicuramente applicabile, no, su scala tutto il territorio nazionale, ma probabilmente neanche serve, perché voglio parlare di cosa c'è su dal basso. I comuni spesso sono anche gli esempi più virtuosi che abbiamo davanti, ecco perché anche nelle linee guida in realtà non fa altro che dire a comuni che vogliono lavorare sul tema: guardate cosa funziona in quale settore, quindi imitate, perché è giusto imitare quello che fanno colleghi amministratori in territori simili e che funzionano.
no, è meno giusto copiare e incollare spesso strumenti che sono fondamentali come un PUMS, un po' come è stato, come è successo con l'esperienza del patto dei sindaci, no? Una bellissima esperienza dal basso promossa dalla comunità europea che in realtà si è tradotta spesso in poca poi attuazione, perché redigere un PAES, che è un piano simile a un PUMS, un po' più integrato, è oneroso, perché è oneroso conoscere quello che avviene sul territorio, non solo le infrastrutture dove passa una strada o un cavidotto, ma anche di che cosa abbiamo bisogno. Quindi lì devono esserci delle risorse. Non è detto che una dotazione così importante in una città, ad esempio medio piccola, serva per il servizio, il veicolo, perché probabilmente, e qua ce lo chiedono molte città medie, l'utilizzo del trasporto pubblico locale mediamente in una rete importante dal centro al sud di città medie non è così importante, non ha una percentuale di diffusione così alta, e non perché la sostituzione sia il veicolo privato, ma perché probabilmente ci si muove di più a piedi e in bicicletta. E non è vero che i territori, a parte il bacino padano, ma dove anche tradizionalmente ci si sposta in bicicletta, sono città proprio costruite intorno a un tipo di veicolo, basti pensare a Ferrara, oltre a Reggio Emilia, insomma sono città abituate culturalmente da decenni, ma ci sono delle città come Siena, che non sono per niente in pianura, dove l'utilizzo della bicicletta o dei piedi, ovviamente, partire dai piedi, è entrata nella programmazione quotidiana, non solo nell'utilizzo del cittadino, ma ha cambiato probabilmente la forma mentis anche degli amministratori locali. Quindi ci sono reti a diversi nomi, si è citata Mobilità Nuova, di cui fa parte Pesaro, c'è Mobilità delle Città, c'è Trento e Lode, le città che puntano ad una migliore, come dire, qualità a partire dalla velocità nel centro urbano, quindi riduciamo di fatto la velocità del mezzo privato, che sia a due o a quattro ruote, e funziona, perché è chiaramente il tessuto forse in questo momento più attivo e più facile da affrontare. Diversa è la complessità di una città metropolitana, soprattutto ahimè da cittadina, diciamo, di una regione del sud, direi al sud, perché le quattro regioni del sud hanno probabilmente porzioni di territorio che consentono un utilizzo, come dire, in scoperta, oltre che urbano, per il patrimonio che hanno storico-culturale, ma all'esterno, no? Quindi penso alle ciclovie, su cui si sta anche investendo tanto, ma sono città su cui c'è chiaramente un dato oggettivo, un gap infrastrutturale. Quindi ANCI su questo sta lavorando molto, suddividendo le esigenze di città medie, come possono essere quelle che abbiamo citato, di città di aree interne, qua veniva citato Arminio, su cui bisogna accendere i riflettori per diversi motivi, non solo per lo spopolamento o per calamità naturali, ne parlava il rettore di Camerino, ma anche per esempio per una difficoltà di collegamento ai grandi nodi infrastrutturali nazionali, quindi alle ferrovie piuttosto che agli aeroporti, eccetera. Ma e qua il lavoro, non devo dire niente, di Piacentini è da anni, no? molto insistente, direi capillare. Si parla adesso tanto negli ultimi anni di cammini, e non solo di tempo libero, no? di turismo sostenibile, ma anche di operazioni molto provocatorie, ma che funzionano, di collegamento tra un centro all'altro. In una città metropolitana probabilmente questo viene tutto mescolato, perché tu c'hai la periferia, le operazioni di ricucitura di periferia se ne sta facendo tanto, non a caso negli interventi anche, come dire, leggeri economicamente, penso a Milano, di riqualificazione urbana, di rigenerazione dei tessuti delle periferie, vengono esperienze molto interessanti, spesso promosse dai giovani, su interventi, su bandi legati alle politiche giovanili, che di solito non sono bandi con una dotazione economica così ampia, che uniscono insieme servizi molto differenti, tra cui di mobilità alternativa e di cura del bene comune, anche di cura del bene comuni
se ne parla tanto e se ne è parlato anche oggi, perché di fatto le due cose vanno di pari passo e sono e diventano probabilmente anche dei driver di sviluppo urbano forse inaspettato, che è difficile pianificare. Quindi l'ascolto dell'amministrazione deve essere costante e non si può probabilmente unire, come dire, dirigere a tavolino pensando semplicemente, no, avendo un approccio tradizionale, penso al trasporto pubblico locale, una città che è un organo, no, vitale, che cambia in continuazione e che ha bisogno di avere di volta in volta delle ricette diverse. Quindi noi sappiamo bene che non possiamo proporre ai comuni un modo unico di fare le cose. Questo va accanto però, e lo devo dire, alla necessità, per esempio nelle città, di avere però un set minimo di regole uniformi, perché se noi abbiamo, faccio l'esempio di Torino, una permessistica, no, sia di accesso in centro o di sosta di un certo tipo, magari in un comune della Centura in questo momento hai delle regole totalmente diverse, quindi un cittadino che si muove non sa realmente che pesci pigliare. Quindi è molto difficile conciliare le due cose, però l'amministratore oggi ha sia gli strumenti, come dire, le cornici generali, sia inizia ad avere un po' di risorse e sia la possibilità di avere strumenti operativi, come dire, modi di fare le cose comuni con cui poter conciliare l'esigenza di governare in modo razionale, di riorganizzare e di dare spazio all'utente che deve essere messo al centro di questa pianificazione. Quindi il PUMS si pianifica intorno agli utenti. Grazie mille Giada. Ho visto che è arrivato anche Massimiliano Tarri, il Presidente del Comitato dello Sviluppo del Verde e il Pubblico, però c'è, scusate, una domanda da Marco Bozzetti, e quindi ecco, gli volevo dare la possibilità appunto di farla. Prego. Grazie. All'ultimo intervento che si hanno fatto per dire sì, i comuni sanno che ci sono tante cose, cioè pure tra le cose che non ha citato ci sono pure i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che sono le leggi dello Stato dal 2003. Ci sono sempre tra le cose che non ha citato, c'è pure la figura del disability manager, che è stata istituita proprio per supportare i comuni nella loro azione su queste tematiche. Tornando indietro ad altri interventi che sono stati proposti oggi, è diciamo importante la proposta di istituire come dato il dato dell'accessibilità, ma adesso a mio avviso va affiancato anche quello della fruibilità, perché sono due concetti distinti ma molto legati, tant'è che non ha senso parlare di uno senza
parlare dell'altro. Il concetto della sicurezza che è stato, diciamo, declinato in un modo un po' romantico, va legato pure ad una sicurezza, dico, strutturale, nel senso che la rete urbana deve essere realizzata in modo tale da non mettere le persone in pericolo, anche se potenziare. Tutti dicono mancano le risorse. Secondo me, se delle nuove risorse ci fossero sarebbe buono, ma intanto cominciamo a utilizzare in modo appropriato quelle che ci sono. Un esempio è la nuova metropolitana che hanno fatto sulla via Laurentina, che è completamente inaccessibile. Allora, tutto ciò per dire che cosa? Che è inutile vederci qua e parlare degli strumenti che abbiamo e non siamo capaci di utilizzare. Io lo dico come professionista, quindi io vedo nella stragrande maggioranza dei miei colleghi ingegneri una totale incapacità di progettare in modo accessibile per tutti e di risultato è sotto gli occhi di tutti. Non è che serve una scienza, e con uno provo per dire che continuiamo a parlare di cose che sono state decise addirittura nel 53. Allora, il problema è che non solo il cemento armato ha un termine, ma poi noi, e ce lo dobbiamo ricordare. Io voglio vedere qualcosa di concreto, perché il problema ce l'ho adesso, quindi bisogna trovare la volontà
politica è questa, manca di fare certe cose. Personalmente devo credere fortemente di sì, ma professionalmente io non ci credo. Grazie Marco, scusa. Grazie. Ora noi siamo una sede tecnica e quindi diciamo ci stiamo occupando di anche noi stessi, no? Di sensibilizzare chi deve prendere le decisioni, e penso che questa occasione sia stata sicuramente... Dobbiamo chiudere Paolo, perché abbiamo ancora due relatori e le conclusioni, e quindi vi chiedo scusa, però devo chiudere la tavola rotonda. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Continueremo a parlare di questi argomenti sul sito dell'ISPRA, dove abbiamo aperto una pagina che si chiama Città a Piedi, e quindi lì ci saranno tutti i contributi e anche tutti i filmati dell'edizione di oggi. Grazie, invito Mario Cirillo al tavolo per coordinare la parte finale.